Buongiorno. Ce la faccio più. Cioè, è quasi mezzogiorno. Mancano 10 minuti a mezzogiorno. Io fino adesso ad allenarmi. Stamattina è successo di tutto. Di tutto. Poi c'ho anche freddo perché so mezza sudata. Stamattina è successo di tutto. Allora, Aurora, beh, no, sembro una cosa schifosissima. Aurora ha perso il pulmino, cioè per un minuto, ha perso il pulmino per un minuto. Alessandro deve stare a casa perché non sta bene, ho dovuto lasciarlo a casa col rischio che praticamente mi possono pure venire a cercare, ma arrestano, secondo me stavolta mi arrestano. Sono dovuta correre a scuola, portare Aurora a scuola, ho beccato il camion della Mondezza che praticamente mi ha fermato la strada dove dovevo andare, quindi sono stata lì 3 minuti ad aspettare lui che metteva dentro la Mondezza nel camioncino, poi pioveva, sono arrivata a scuola, ho posato Aurora, insomma sono ritornata, Alessandro doveva fare l'aerosol, doveva prendere l'antibiotico perché gli sta male un'altra volta, ho pulito tutta casa, ho fatto tutti i letti, mi sono messa ad allenarmi e si è fatto mezzogiorno. Raga, se può fa così, cioè preferivo quando studiavo. Mamma, a sto punto mi piace sto cartone. Chi è questo? Ah, il Re Leone 2, bello. Gli ho messo il tablet perché cioè, non si reggeva più. E tanto 5 minuti, io non so una di quelle che dà il tablet per ore ai figli. Cioè, io so che 5 minuti di tablet al giorno e siamo a posto tutti. Comunque, oggi vloggo, volevo vloggare perché è un po' che non vloggo e mi manca parecchio. E volevo aggiornarvi un attimino su alcune cosine. Allora, prima cosa importantissima, come avete potuto vedere sia da Instagram che dal mio profilo Facebook, ho finalmente finito la scuola di specializzazione. Domenica c'è stato la consegna del diploma, la discussione della tesi e tutto quanto. È stata una cosa molto emozionante perché finalmente ho finito il mio percorso, ho finito tutto quello che potevo fare per quanto riguarda il mio lavoro. Adesso posso finalmente iniziare a lavorare, come dico io, senza problemi, e questo mi piace tantissimo perché io il mio lavoro è una delle cose che voglio fare. Cioè, quando cercavo lavoro dentro di me facevo, accetterei qualunque tipologia di lavoro, però poi mi venivano in mente tutte le conoscenze che avevo, tutti i sacrifici che ho fatto sia io che i miei genitori per potermi far fare tutto questo percorso, e dentro di me facevo: perché io mi devo accontentare di fare un lavoro dove non faccio quello che dico io, dove non metto in pratica quello per cui ho praticamente investito in tutti questi anni? Quindi diciamo che ho un po' accantonato e ho deciso di mettermi in proprio. Ho aperto la mia bella partita IVA, ci sono anch'io tra le partite IVA, ho aperto anche io la mia partita IVA e sto cercando di aprire uno studio tutto mio. Questo sarà il mio prossimo passo perché io non riesco a fare tante cose insieme, io ho bisogno di fare una cosa, portarla a termine ed iniziarla un'altra. Quindi fino adesso ho portato avanti questa cosa dello studio e di finire questa scuola. Adesso il mio prossimo passo, il mio prossimo obiettivo è aprirmi lo studio, perché voglio proprio aprirlo, voglio il mio studio. Non, cioè, mi urta appoggiarmi ad altri posti, voglio il mio studio come dico io, con le cose che dico io. Poi ho in mente un altro progettino che, se riesco, mi piacerebbe tantissimo, che è quello di diciamo fare degli incontri con delle donne
che si trovano in ospedale per aiutarle ad accettarsi e a curarsi pur avendo un grosso male, senza dire il male perché cioè, già mi vengono i brividi solo a pensarci. Questo è un progetto che io ho visto fare da una ragazza e mi è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo perché comunque unisce due cose, due mie passioni grandi, che è appunto quello del make-up, della bellezza e quello appunto del sostegno psicologico. Vorrei fare tanto questa cosa, però questo è un progetto che andrò a fare più in là. Adesso mi interessa maggiormente averci il mio studio, ecco, però il prossimo progetto nella mia vita sarà questo. Oltre che mantenere il mio studio con i pazienti e tutto quanto. Mi sa che voi mi vedete un po' scura. Oh, eccoci qua. Aspetta di essere sorti, ok. E niente, quindi questo è il primo aggiornamento, il primo aggiornamento, ovvero che ho finito la scuola di specializzazione. Poi, secondo aggiornamento, è una cosa che voi non sapete, alcuni forse sì, ma non credo, ovvero che Samuele ha aperto un canale. Allora, vi lascio qui sotto, scritto qui, il nome del canale e sotto nell'info box vi lascio il link per andare nel suo canale. Mi piacerebbe tantissimo che andaste a guardarlo perché è un canale in cui farà, diciamo, delle cose che non c'entrano nulla con quello che avete visto magari quando subentra nei miei video, quindi è una cosa tutta sua, è un canale tutto suo, io gli presto solo l'attrezzatura fondamentalmente, poi lui fa tutto da solo, si mette da solo a fare video, montare li rimonto io perché non è capace, però il diciamo che il succo, il fulcro dei suoi video sono completamente suoi. E vi assicuro che sono dei video interessanti, quindi vi lascerò qui sotto nell'info box, proprio qui sotto, il link per andare nel suo canale, andateci, iscrivetevi perché gli farebbe molto molto piacere, farebbe piacere anche a noi, perché comunque lui ha pensato tanto prima di aprirlo questo canale e finalmente dopo che abbiamo battuto ferro sia io sia Letizia per fargliela aprire, finalmente ha aperto questo canale, quindi mi farebbe piacere che andaste a guardarlo e vi iscriveste al suo canale. Dopo questa mini pubblicità per il canale di Samuele, passiamo alla terza news, ovvero che mi sto allenando, ho cominciato ad allenarmi a casa, sì. Il brutto tempo che c'è in questi giorni è dovuto a me che mi sto allenando da ben 4 settimane e che sto seguendo un'alimentazione sana senza carboidrati, solamente la mattina, cioè carboidrati per 4 settimane. Ragazzi, io non tocco pasta da 4 settimane. 4, cioè no, non mi manca, mi manca di più la pizza e il pane più che la pasta. Vabbè, non si vede niente uguale, vabbè. Non mi manca assolutamente la pasta, vi stavo dicendo, mi manca più il pane e la pizza, però vedo i risultati, quindi il fatto che vedo i risultati mi fa andare avanti senza i carboidrati. Li ho messi solamente la mattina perché secondo me la mattina la colazione è il pasto principale. Quindi sto facendo un'alimentazione, sto facendo allenamento con delle app sul tablet e poi sto utilizzando anche dei prodotti, degli integratori completamente naturali, completamente vegani, che ho acquistato con i miei soldi, non mi sono stati inviati, li ho acquistati con i miei soldi. Non mi sono costati tantissimo, ma non mi sono costati manco poco, e però mi ci sto trovando bene. Quindi quello che vi chiedo è, visto che diciamo non so, sono sempre un po' titubante sul fare video su integratori e robe varie,
comunque sull'alimentazione in genere, perché tutto dipende dalla persona e dal proprio fisico, non è una cosa, non è una cosa generalizzabile, ecco, a tutti. Quindi vi chiedo una cortesia, se volete che vi faccia un video su questo argomento, quindi sul mio allenamento, sulla mia alimentazione, su tutto quanto, fatemelo sapere con un commento qui sotto, così ve lo caricherò il prima possibile. Non mi sono scordata il video del meal plan, vi giuro che non me lo sono scordato, lo sto, l'ho fatto, l'ho girato, ma non l'ho ancora editato, perché ne ho ancora tre da caricarvi e da editare e da caricarvi, precedenti, quindi abbiate pazienza che arriveranno tutti, ve lo giuro. È che mi vengono talmente tante idee, talmente tanti video da fare, che proprio, cioè, non ho il tempo materiale di farveli, quindi in più c'ho la famiglia da portare avanti, quindi dovete avere un po' di pazienza, vi prego, abbiate un po' di pazienza e arriveranno tutti i video. Io me li sono tutti scritti, vi giuro, me li sono tutti scritti, e spunto ogni volta che ne faccio uno, logico che poi li devo editare, quindi mi dovete dare il tempo per editarli. Comunque, se ritorniamo a bomba, se volete che vi carichi il prima possibile il video sul mio allenamento, sulla mia alimentazione e tutto il resto, dove vi faccio vedere anche i prodotti che uso e tutto quanto, commentatemi qui sotto, così almeno ve lo carico prima di tutti quell'altri che stanno aspettando, insomma, ok? Ok, bene, queste sono più o meno le novità di questo ultimo periodo, visto che non avevo più fatto vlog, vi ho appunto aggiornato un po' sulle ultime novità della mia vita. Spero di farvene un po' di più di vlog, perché a me piace tantissimo girare vlog, mi piace tantissimo farvi vedere quello che faccio, e niente, quindi spero veramente di potervene fare di più di videovlog, sempre se il tempo me lo permette, se i figli me lo permettono e tutte le cose che ci sono intorno me lo permettano. Quindi, niente, detto ciò, io si è fatto veramente mezzogiorno e 5, quindi io vado veramente a preparare il pranzo, ma prima di tutto vado a fare pipì, perché questo frigno qui mi fa andare a fare tanta pipì. Che belli argomenti, ragazzi, che belli argomenti. Formaggio, parmigiano. Non è il formaggino, è il parmigiano. Mangiare là, va bene. È finito ormai, il parmigiano non c'è più. Presidente Polacco firmerà la procura.
Ecco qua il mio pranzo. Secondo il menù di questa settimana mangio, no, che devo mangiare, mi sono messa per pranzo insalatona con fesa di tacchino, uovo sodo, semi di sesamo, e sale olio. Che ve ne pare? Leggera e proteica. Ci piace. Quello che diceva, io non ho sonno. 3 minuti. Morto. Ragazzi, sta piovendo da stamattina. Da stamattina. Non ha mai smesso. Io non ne posso più. Non ne posso più. Mi sento un po' Magda. Ora aspettiamo il pulmino che deve passare proprio qua. Appena lo vedo passare qua, esco. Se no, mi frasco. Benissimo, ora anche la grandine. Evviva! Come faremo a uscire da qui? Come faremo? Guardate che roba! Cioè, guardate che roba! Ma come faccio più alla fia? Oddio! Per merenda andiamo di tè e ho preso questo qui. Ora ve lo faccio vedere. Questo tè qui, che è praticamente della Lipton, è una serie di diversi tè. C'è il tè verde al macaron al limone, c'è il tè nero al muffin ai mirtilli, c'è il tè verde al cupcake alla fragola e c'è il tè nero alla pera e cioccolato. Allora, quella pera e cioccolato è molto buono. E oggi provo quello al tè verde al macaron al limone, che partivo prevenuta perché a me il tè al limone non piace tantissimo, però annusando la tazza, l'odore che ne viene è proprio di dolcetto, quindi se siete amanti dei dolci come me, mangereste solo dolci, provate questi tè della Lipton, sono quelli a piramide, vedete? E la scatola è divisa in quattro scomparti. Questo l'ho trovato al supermercato. Ecco qua, è divisa in quattro scomparti. Appunto, ci sono i quattro tipi di tè. E provatelo perché è veramente sfizioso. Poi, comunque, con una scatola potete provare quattro tipologie di tè. E, io finora ho provato questa e oggi proverò questa. Mi mancano le altre due. Però mi piace, penso che la ricomprerò sicuramente quando lo finirò perché è molto molto conveniente, costa poco e appunto potete provare quattro tipologie di tè. Quindi adesso faccio la mia merendina. Le cose belle, belle, per cui non devi più studiare e hai più tempo è poterle finire finalmente di leggere Harry Potter, anche perché sono super gasata che a Milano da maggio ci sarà il Harry Potter di Exhibition e già stiamo guardando per prendere i biglietti, quindi non vedo l'ora, sono contentissima di poterlo andare a vedere. Se c'è qualcuna che l'ha vista all'estero, perché ho visto che c'è stata in tantissimi posti, mi fate sapere com'è, così magari decido anche quando andare a vederla, se all'inizio, alla fine. Fatemi un po' sapere, voi ci andrete a vedere Harry Potter di Exhibition? Ragazzi, sono incavolata nera. Perché? Perché martedì sera, i martedì passati, c'è stato Harry Potter. C'è stato Harry Potter. Io, per un motivo o per un altro, non l'ho potuto vedere perché avevamo da fare e quindi l'ho una sera solo. No, abbiamo visto solo la fine, sa, non l'abbiamo visto tutto. Era la fine, Perché sì, e no. vabbè, e ci abbiamo avuto da fare, quindi praticamente non l'abbiamo visto Harry Potter, perché un po' c'avevamo gente, una volta c'avevamo gente a cena che era il compleanno di Alessandro, una volta eravamo alla riunione con le mamme, quindi figuratevi, non l'ho visto Harry Potter. Allora ho detto, vabbè, passate queste due, gli altri martedì lo vedrò Harry Potter, possibile che non riesca a vedere Harry Potter? Certo. Benissimo, è martedì sera e Harry Potter non lo fanno.
Perché Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. È sempre Sanremo. Ma hanno levato Harry Potter martedì perché c'è Sanremo. Ma come si fa? Ma cioè io cioè, allora Sanremo 2018. Poi diciamo un'altra cosa, secondo me la sfiga non ci perseguita, perché? Perché ancora non siamo riusciti a comprare sto benedetto lettore Blu-ray. So disperata, siamo disperati, perché poi non so solo io, cioè ci sono loro, quelli piccoli che vogliono vedere Harry Potter insieme a me, e poi ci abbiamo anche invece da vedere tutti e quattro quello nuovo. Certo. Ma ancora non ci riusciamo perché ci manca sto benedetto lettore Blu-ray che non riusciamo ancora a comprarlo. E nessuno ce lo regala. Nessuno ce lo regala. Oh, cari. Cari regalateci cari, cari seguaci della mia mogliettina, regalateci un Blu-ray, anche a buon è una cosetta, è un accusato, non c'è problema. Capito? Se lo dovete buttare, noi siamo qui. No. Regalate, spedite, spolliciate, spedite. Regalate subito. Ma no, non ci fate caso. Cioè, lei, vabbè, non calcolatela perché comunque è una bambina e quello che è. Ma lui gli ha detto. Ma a lui, quello grande, non lo calcolate proprio. Fuori come un balcone. No, dobbiamo trovare il tempo di comprare sto benedetto lettore Blu-ray. Ma più che il tempo, dobbiamo trovare questi per comprare il lettore Blu-ray. Soldi! Quindi è tutto rimandato e stasera ci vediamo Sanremo. Perché no, le alternative non ci sono. No, no, io mi metto a letto. Non c'è, io dormo. Vado a leggere il libro. Cioè, se no dobbiamo aspettare che arrivino le 11:20 per vedere Vicky Cristina a Barcellona. Ma possiamo aspettare le 11:20 allora, secondo voi? Ecco, no! Dormimo fino alle 11:20. Sì. Dalle 9, da quando mettiamo a letto loro fino alle 11:20 e poi continuiamo a dormire fino a domattina, perché ormai ci sei, che cavolo stai. Fino alle 9. Che poi Vicky Cristina a Barcellona è un film che io amo alla follia, perché un po' c'è Penelope Cruz, un po' c'è Javier Bardem, un po' è tutto un po' strano come film, a me piacciono queste cose, quindi cioè io lo posso fare pure alle 2 di notte, io mi guardo Vicky Cristina a Barcellona, il problema è che che aspetto fino alle 11:20? Perché da una parte c'è una cosa orribile, da un'altra c'è un'altra cosa noiosissima, all'unica è Sanremo, almeno sentiamo un po' di musica. Orribile. Una musica buona. Anche perché, cioè ora qui la dico e poi non la dico più, io odio Baglioni. E no, non mi piace a me Baglioni. Amo alla follia, amo alla follia Favino. Amo alla follia Favino, c'è tanto di cappello perché secondo me è uno dei migliori attori italiani in circolazione insieme ad Amendola. Aspetta, Favino è più bravo. Insieme ad Amendola hanno fatto Suburra, che secondo me sono stati uno più bravo dell'altro in quel film. Quindi amo Favino, quindi lo guarderei per Favino solamente. Sempre un'opinione mia, Favino è più bravo di Amendola. E lui lo guarderebbe solamente perché c'è la sua amata Michelle. Quindi, ecco, l'unico motivo per cui guardiamo Sanremo non è per il presentatore, non è per Sanremo, ma è per gli altri due. Oddio, rivoglio Harry Potter. Ma comunque Michelle, voglio Harry Potter, subito. Sanremo, no. Sanremo vediamo, però rivogliamo Harry Potter. Oh, diglielo, vogliamo Harry Potter. Allora, basta. Rivogliamo Harry Potter. Vabbè. Subito. Sì, ok. Diglielo, ciao. Ora prepariamo la cena, che è meglio. Certo, è meglio. Per cena uova strapazzate e spinaci fatti da Samuele. Chef Sammy. Con le gallette di riso prese all'Eurospin biologiche, mio essere riso, gallette di riso, perché lui mangia le gallette di riso, io sinceramente preferisco quelle di farro o di mais, c'hanno un po' più di sapore, queste di riso non sanno niente, però
Lo so, è strano, vede, uno grosso così. Adesso mi mangio le gallette di riso. Uno grosso così che mangia le gallette di riso, l'uovo strapazzato con gli spinaci. I tuoi amici veramente non ti riconoscono se ti metti a mangiare a cena una roba del genere. Beh, i miei amici mi conoscono nelle nostre cene. Quello che se mangiava un sacco di pizza tutto da solo è ridotto a mangiare le gallette. La linea! Ma quale linea? No, tu no la linea, tu perché vuoi mangiare sano e basta. Io per la linea, infatti mangio questo, poi avete visto a pranzo quello che ho mangiato. Loro invece hanno mangiato l'uovo, Aurora, schifo! Loro hanno mangiato l'uovo, due uova a testa e poi il pane con l'olio. Che vedi? Tu hai mangiato? Sì, a fatica, però hai mangiato. Voglio vedere. Oh, c'è ancora. Vedere mia... anche io. Guarda, sto inquadrando il babbo. E va bene. Detto questo. Buon appetito, buon appetito. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere qui sotto con i commenti se volete prima. Il video lo quello lava il bavagino. Va dal babbo, te lo lava il babbo. Il video sull'allenamento e sul mi metto un po' più distanti perché sono ancora struccata da stamattina, mi sono solo fatta la doccia. Dicevo, fatemi sapere con un commento qui sotto se volete il video del mio allenamento, della mia alimentazione e tutto quanto, così ve lo faccio subito e ve lo carico subito dopo questo vlog. E ci vediamo al prossimo video, che spero sia un altro vlog perché mi piace tantissimo e mi diverto e niente. Ciao, buonanotte e buona cena a tutti!